Perché ti dirò, per il mio lavoro io non voglio tanti clienti, io voglio gente che creda in quello che faccio io. Perché per me avere del La ciarpame che vieni in filosofia è la stessa studio che ho io. non ti porta niente, Sì, perché sì. avere, come avere la gente che sta lì a contrattare sul prezzo, Sì, sì, eccetera. sì, sì. Io voglio che, io sono un medico, Sì. purtroppo il nostro lavoro è diventato molto commerciale. La maggior parte dei miei colleghi sono diventati dei commercianti che vanno a contrattare con il paziente il prezzo come comprare un vestito. No, Ma io guarda, non lo ma voglio. io sono d'accordo con te, io quando parlo con un potenziale cliente gli dico, io non sono il più economico, perché non lo sono. Però dal 99 lo faccio, quindi si suppone che qualcosina in più lo so, no? Questo è un po' il metodo che io utilizzo, perché non sono il più economico. È anche vero che ci sono agenzie nel mio settore che nascono da 3 anni, 4 anni, si professano tutti guru, sono Beh, diventati. questo vale E tutti i quindi mestieri. sì, per il mio mestiere è assurdo però, perché effettivamente negli ultimi anni si sono nate agenzie che non E sono pensa al capaci mio, io e... avevo dei collaboratori che si sono aperti lo studio, io li avevo mandati via, quindi questo Ah, per dirti. ecco, capisco. Comunque ti dico, io, questa cosa è nata per l'inclusività, per dare l'opportunità a tutti, perché ti ripeto, fosse stato il 10%, il 20%, ancora il 30% che non era online, ci sta generazionale, ma il 60% è un problema. No, Ci è sono veramente attività di poco. giovani che non hanno né social né sito né niente, e sono giovani, perché non vuol dire giovane essere social e attuale. Se io ho iniziato a girare per le attività C'è di un po' di Alessandria, presunzione. oh, le città di Alessandria mi dicono, ma mi conoscono tutti, me l'hai detto anche tu un giorno, eravamo alla cena, no? Ti dissi, cosa diresti a chi non conosci? E tu mi hai detto, ma dai, mi conoscono tutti, in quella serata, in quel Io ero contesto, un era po' in così. imbarazzo. Lo so, lo so, lo so. Però è una frase che è comprensibile perché la direi anch'io, la dove fai da 40 anni qua, vuoi che non ti Ma conosco. sì, tieni conto che Però... non è per me non è mai bello dire io sono, io No, ma lo, faccio. Lascia che lo dicano gli altri. è stato ben compreso tutto quanto, però per dire, ma no, a noi il web non serve perché ci conoscono tutti. Non è vero. Io non vi conosco, io sono Amos, ma quanti ce ne sono di Amos in giro che non ti conoscono? Faccio l'esempio, io in 12 anni di Alessandria sono entrato l'anno scorso da Alice Zoccola, ci siamo diventati amici da un anno e mezzo. Io in 12 anni non ero mai entrato. Ma non sono l'unico, ci sono alessandrini che non sono mai entrati convinti che sia Noi sono cara. sicuro, sì. E allora E poi io... magari vanno nella pasticceria di Novi a Bravo, bravo, prendere perché vanno fino a Spinetta, perché i cannuccini, roba del genere. C'è ma tanta disinformazione, il... Sì. tanta poca cultura e non c'è equità, non c'è un'unione. Allora, Oppure c'è il sentito dire che è peggio ancora. bravo, La perché città poi di le provincia, ma opinioni. quello è caro, quello... Allora io cosa ho detto? Io li metto dentro tutti. Per tutti uguali, addirittura ho fatto in modo che le ricerche non siano né in ordine alfabetico né in ordine di importanza, perché non è giusto. Se io ti faccio, che ne so, i ristoranti in ordine alfabetico, vinceranno sempre i primi. E io li voglio random, che escano a random, che riescano tutti. Poi è ovvio che quello che avrà la scheda premium sarà un po' più figo, uno sarà più invitato a entrare su quella Evidente. perché è un po' più bella. Quella è l'unica cosa. Ma non c'è banner, pubblicità, sono contro le pubblicità io. A me piace la comunicazione, la condivisione, ma la pubblicità fine a se stessa. Compra questo perché c'è lo sconto. È una Siamo cosa anche degli anni stufi. Come 80. Ma io me ne sono quello andato dai Mastrota che vende il concessionari. materasso. Bravo, Sì. io me ne sono andato dai concessionari per quello, non da Siri, dai concessionari per quello. Ultimo, non potete, che poi non è colpa loro, è la casa madre. Non si può fare una pubblicità, una BMW che costa 80.000 euro, tua a 399 euro al mese. Prendi per il culo le persone, perché poi c'è anche il fisco che ci crede. Poi perdi mezza giornata, vai con tua moglie, vai lì, fai il preventivo. Se vuoi quella stessa macchina, magari se vuoi pagare la rata è 900. Beh, secondo me oggi devi vendere quello che vuoi venderlo a chi lo vuoi comprare. Poi devi saperti vendere. E come dici tu, tu non ti vendi, nel senso non vendi gli sconti dei tuoi prodotti, vendi la professionalità, l'esperienza, il fatto che rimango al passo, il fatto che uso delle tecniche che magari... Adesso poi parliamo anche della puntura che fa crescere i denti. Lì ne ho parlato anche con Andrea. Però, cioè, tu rimani, sei una persona che rimane sul pezzo. Molti no, rimangono lì e sono obsoleti come 30 anni fa. Allora, quando vado delle attività storiche, anche lì me lo disse a suo tempo, ma mi conoscono tutti. No, non è così. Ti conoscono i soliti È noti. vero. Il 20% è il passaparola di un totale. Il 20%, che è lo zoccolo duro, è fondamentale. È fondamentale il 20%. Però c'è un 80 ancora. E quell'80 come lo sfrutti? Se non ti fai vedere, non ti fai conoscere, eccetera, eccetera. Però guarda, ti dico, e poi chiudo davvero, sto portale ce n'era necessità. So che uno che non conosce, non sa, eccetera, non lo vede, ma ce n'era proprio necessità. Io adesso ho l'idea di fare la regione, ma voglio arrivare a fare l'Italia. Se non ci riesco l'anno prossimo, lo farò quello dopo. Perché tanto so che questo progetto che porterò avanti è difficile che me lo copino. Anche se arriva la multinazionale che lo vuole fare, so che non è in grado, o comunque deve passare in un percorso che io ho già conosciuto e visto, che è talmente ostico, perché credimi, è talmente ostico, che prima che lo rifai ci vuole un po'. Ecco perché la regione mi dice: aspetta, vediamo se farlo
regionale, vedere. Poi regione, magari qualche aiuto possiamo. Ma io ci sto provando, adesso Cecilio magari riusciamo a fare la prima regione. Mussolino che è stato eletto. Io sai che non ho ancora capito. È il presidente della provincia. Ah, era il presidente della provincia. È una persona squisita. Sì, l'ho conosciuto. Allora, lui è adesso è sindaco di Borghetto Corvera, ma è una persona squisita. Lo so perché io sono entrato in provincia e un giorno vorrei parlare col presidente. Sì, sì. Va bene, guardi, oggi non c'è, potrebbe venire domani alle 4. Sì, sì. Al comune. Noi siamo amici e quindi, ed è una persona veramente a modo e sono contento che sia in regione, indipendentemente dal partito ovviamente. Ma Mussolino è andato in regione? È andato in regione ed è assessore, non so bene che deleghe abbia, ma ne ha diverse. A me dà fastidio, anche se mi piace, vedere le vie che in qualche modo si uniscono per fare le cose, ma lo fanno da soli. E quindi mi fa piacere che venga fatto, però mi intristisce il fatto che bisogna organizzarsi da soli. Questo un po' mi piace. E quello che penso io e che sto facendo io è allontanarmi il più possibile dalla politica, perché la politica inquina. Io ho fatto delle cose per la città, mi hanno messo un'etichetta. Ecco, tu lo fai per... No, io lo faccio per me e per la mia città. Più per la mia città che per me, perché io non ho un interesse. Tu sei di Alessandria? Io sono di Alessandria da sempre. Ah, ecco. E non mi schiererò mai né di qua né di là. Io aiuterò politicamente coloro in cui credo. Quindi se viene fuori uno che si candiderà per la sinistra, in cui io credo con un progetto, io lo appoggerò. Sono d'accordo con te. E gli procuro 1000 voti come ridere, come procuro... Ma guarda che io nella vita ho votato 1000 sedute ad una cena. In questa città abbiamo bisogno di personalità, di persone che abbiano dei progetti, delle idee. Il mio mantra è quello che io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché io anch'io caratterialmente sono così. Anch'io. E quindi io anche per questa città continuo a vedere positività. Però devono emergere non delle posizioni politiche. Io sono schifato da vedere la politica come è gestita adesso, che a prescindere tu devi andare contro quello che dice... Sei di sinistra, devi andare contro la Meloni a prescindere. Sei di destra, devi andare contro Bonanti a prescindere. Sei di sinistra, devi andare contro Locci. Io la odio questo modo di fare, perché è un modo politico stupido. È lo stesso atteggiamento del calcio. Uguale. Sei della Juve, qualunque cosa che faccia l'Inter è sbagliato. Segui il calcio. Io sono pro milanista sfegatato. Okay. Quindi. E se vedi un interista? Io mi posso esprimere. Se poi... Però sei amico dei Siri. Sì, io ho valicato un'età in cui vedo solo... Quanti ne hai adesso? Più di 50, ne ho più di 50 assolutamente, sì. E quindi, capisci, il problema è questo, che ormai la strada si stringe, io vedo morire, mi sono morti degli amici, io piango tutte le mattine per un amico che era il mio amico del cuore, che era un ragazzo completamente diverso da me, io sono il sole e lui è la luna. Però avevamo una valanga di punti in comune, il cuore sicuramente. E il modo di affrontare la vita, di pensarla e di rapportarsi con i figli. Era un momento in cui eravamo tutte e due in disgrazia con i nostri matrimoni. No? Quindi eravamo con i figli, li abbiamo cresciuti, abbiamo vissuto con loro. E poi lui è mancato per un tumore al cervello. Io piango tutti i giorni per Franco. Comprendo. Per me era un... Comprendo. E quando ti mancano queste persone, questi affetti forti, devi riflettere. Se non rifletti... Sì, anche perché non siamo eterni. Ma no, sì. Io vedo morire tutti i giorni, il mio lavoro mi porta al di là dell'odontoiatria, ma io sono un medico, quindi chi ha mal di pancia molte volte mi chiama e dice, senti, cosa devo fare? Sì. E quindi poi segui l'andamento di una... E quindi ti rendi conto che siamo è troppo breve la vita. Ho cambiato 40. Questa filosofia purtroppo quando ho valicato i 50 anni e adesso io la vedo tutto giorno con una serenità pazzesca. Questo è invidiabile. Io sono sicuro e tanta gente, guarda, ieri sera parlavo con un notaio, ero a una cena da un amico e ho conosciuto un notaio che non avevo mai conosciuto prima d'ora e mi dice, ma tu sei sprigioni energia, dico sì, io sono questo e nonostante la mia età, perché a 30 anni è facile sprigionare energia, io devo dire che io sono un uomo felice, io sto bene, io sono felice di lavorare, di avere una moglie, di avere un figlio, di avere quel tipo di lavoro impostato in quel modo. Però te lo sei costruito. Me lo sono costruito, io pensa che ho una storia che tu non conosci, ma io ho fatto
più di 20 anni in ospedaliero. Ok. Negli anni in cui lavorare in ospedale era prestigioso ed era bello. Me lo ricordo. E io vivevo per l'ospedale, quindi io ho una formazione maxillofacciale ospedaliera. Poi il mio lavoro, quello che vedi, che mi vedi fare adesso, era un qualcosa in più, no? Okay. Che mi permetteva di vivere un po' meglio e di mettere in pratica delle conoscenze che ho acquisito. A un certo punto ho deciso, perché non mi piaceva più lo stipendio fisso, che era un bello stipendio, anche se adesso la gente ci lamenta, ma quando hai uno stipendio fisso è buono da dirigente ospedaliero, è una bella cosa, perché sai che tutti i mesi se ti rompi un piede, un dito, lo stipendio ti arriva. Sei tutelato, certo. E io ho deciso di abbandonarlo e di iniziare un capitolo nuovo, ma un lavoro nuovo. In che anni? Dunque, io ho lasciato l'ospedale nel 2005. Ok. E quindi ho appena laureato, io poi dovevo fare il pediatra, quindi ho una formazione medica, sono stato al Gaslini quando studiavo, perché io ero impallinato con la pediatria, mi piacciono i bambini. Poi ho dovuto abbandonarla perché in quel periodo lì non c'erano bambini, non nascevano bambini. Mm. Quindi mi sono buttato sulla maxillofacciale perché avevo uno zio che si occupava di maxillofacciale, quindi mi ha tirato dentro dicendo: ma vieni a vedere cosa faccio io. Allora l'ho guardato, ho cambiato un pochino quello che era la visione della maxillofacciale in quei tempi, cercando di vederla in un altro modo, cioè non l'ho cambiata io, ma l'ho cambiata per me. Sì, sì, sì. E quindi sono andato all'estero, ho imparato a far bene un lavoro, a muovere bene le mani e questo mi serve ancora adesso, perché è la mia fortuna, la mia risorsa. Tornando indietro? Tornando indietro, quando io ho lasciato l'ospedale ho pianto, ho veramente pianto per tanto tempo, perché capisci, dici vabbè adesso devo cambiare lavoro, ma io ho dedicato la mia vita per quello e mi piaceva, non è che lo lascio perché non mi piace più, ma mi piaceva quello, la modalità di lavoro. Sì, sì, chiaro. E quindi io poi ho costruito pian pianino fino ai giorni nostri, ho costruito il mio reparto ospedaliero esattamente come era là, quindi con una gerarchia fatta di persone a seconda della loro importanza, della loro capacità, della loro anzianità. E poi con il sorriso, nel mio studio si ride tutto il giorno. Ma io credo che, io guarda, l'ho detto ad Andrea quando era seduto al tuo posto, quando sono entrato da te la prima volta, io mi sono stupito. Ma non solo per l'arredamento, che ovviamente ti affascina la location in genere, ma proprio per l'atmosfera che c'è, che è dettata non solo dal profumo, c'è proprio un'atmosfera. Beh, lì c'è il profumo, le immagini, i colori. Ma c'è proprio una cosa impalpabile che si sente, che non ti fa essere dal dentista. Devo dire, quello che è il dentista tradizionale. Non hai ragione, ma è un'impostazione completamente diversa. Io ho voluto far sentire quello che sono io. E ovviamente Andrea... Ma si sente, Quindi se non gli dai la tua impronta diventa una cosa impersonale, diventa uno studio banale dove... E il fatto che sono prevalentemente donne? È un po' perché mi piacciono più le donne degli uomini. Ah beh, vorrei anche vedere. Ah, ci sta. No, in realtà, attenzione, per come è strutturato adesso, o era strutturato un po' prima, se io infilo un uomo in mezzo... Io lo dico, a quelle belve di donne se lo mangiano. Ci posso credere. Quindi se lo fagocitano. Ci posso credere. Perché sono donne che io riesco a gestire. Sì, sì, si comprende. Ma un altro non le ma le gestisci perché sei tu. Io ho un povero ragazzo, sono un po' di mesi che lavora da me, che è un dottor tecnico bravissimo, un ragazzo giovane che ha voglia di crescere. Quindi si sta inserendo molto, molto bene nella nostra realtà. È un ragazzo fantastico. Con grosse capacità, perché adesso poi devi saper lavorare, non basta dire, ma devi saperlo fare. Questo ragazzo qui, poverino, se non lo difendo io, è spacciato. E lui sta nel suo spazio, ogni tanto come mette il naso fuori, lo tirano giù. Per me lo devo tirare su e salvarlo. No, in realtà è un ambiente bello perché è il mio ambiente, io l'ho fatto come volevo io. Si arriva al mattino e io faccio il caffè per le ragazze, io metto sulla caffettiera. E questo è il segnale, il primo segnale. E poi ci sono le giornate storte per tutti. Perché tutti, vabbè, si sta lavorando. Però in linea di massima, pur essendo un lavoro pesante, perché tu hai gente che viene a lamentarsi, viene apposta lì per lamentarsi. Io, ma, io devi risolvere. Beh, andare a fare non è mai piacevole. Infatti, ogni tanto, ma perché non ho fatto il ginecologo? Sarebbe stata anche una passione. Ormai ho sbagliato specialità. No, vabbè, ormai è fatta. È un poco diverso, scusa. Quindi, una volta ho fatto anche ginecologo. Non è vero. Per quanto tempo? Adesso la posso raccontare, no, ma poi non vale sulle compagne. No. Okay. Allora, io mi ricordo questo fatto, era bellissimo. Proprio in quel clima ospedaliero, dove che era molto goliardico, si cantavano le famose osterie.
Osteria numero 20. Certo. Quindi quando si operava si cantava, si fischiettava. Immaginati un attimo, si sentiva la musica. Ma mentre la persona dormiva? Tanto dormiva, non lo so male. E noi eravamo più rilassati. Chiaro. Allora, ricordo che era l'antivigilia di Natale. Io reperibile, ma avevo una cena a sera a casa mia, quindi io cucino, quindi dovevo prepararmi, ed era un momento importante della giornata. Chiaro. Mi chiamano alle 2 del pomeriggio e dicendo: guardi che c'è un trauma, una ragazza di colore che è arrivata da Novi Ligure, c'era il ghiaccio, è caduta e si è sfasciata la faccia. Va bene, arrivo. Chiamo l'anestesista, che è una mia cara amica, e dico: senti, guarda che bisogna sbrigarci perché bisogna andare a casa, perché io devo lavorare. Devo cucinare. Ti preoccupare, arrivo subito. Arriva all'ospedale, arriva lei, lo addormentiamo. Tutta la faccia rotta e stiamo preparando il campo, ma vediamo a livello del bacino perdere del sangue. Quindi scopriamo tutto, vediamo cosa succede. E arriva tutti i genitali esterni completamente lacerati dal freno del motorino. Al che decidiamo, siccome ci sono delle priorità in chirurgia, la priorità era i genitali, quindi bisognava prima sistemare i genitali e poi la faccia. E io sarei andato in crisi con la mia cena. Allora chiamiamo il ginecologo, è lontano, deve arrivare, fermate tutto. Proviamo io. Okay. Qualcosa nella mia vita avevo già visto prima d'ora, e quindi ho fatto mente locale e ho provato a ricostruire questa parte esattamente come io me la vedevo. L'ho cucita per un'ora. Pezzi, ovviamente anche lì, molta goliardia, fammela vedere, chiaro, che non mi ricordo più. Certo. Cucita benissimo, eccetera, messa a posto la faccia, cena, tutto finito. Dopo un mese, quindi era tutto risolto, la persona stava bene, è stata dimessa, è andata a casa, vado all'Esselunga a fare la spesa. Becchi questa? No, è lei che becca me, una ragazza cubana, di colore, che mi chiama: dottore, io mi giro. Lui dice: mi hai fatto una patata che funziona benissimo. Io quel momento lì, la prima cosa che ho preso la testa, l'ho buttata in carrello, perché c'era una valanga di gente. E quindi siamo diventati amici. Mi scrive adesso lei a Cuba, mi scrive in piena notte, perché si fa fare dei lavori in bocca, se vanno bene, se vanno bene. E lì è stata una roba meravigliosa, perché ci abbiamo giocato. Ecco il discorso della goliardia, oltre che poi abbiamo risolto veramente bene. Problema, certo. Però ecco, quello era il mio mondo, dove si scherzava su una cosa seria e si lavorava in modo serio, in modo... Ecco, io lavoro ancora così nel mio studio, non adesso la gente non dorme. Così, non è per tutti così, perché... Ma no, però guarda che io in quei 20 anni, io ho lavorato con... una valanga di medici alessandrini, e faccio dei nomi a caso, da Montanaro, che purtroppo non c'è più, persona squisita, oltre che molto competente, a dottor Spinoglio, che bisogna abbassarsi, perché è ancora adesso un riferimento mondiale per quello che fa. Senza contare i miei colleghi, quelli che dagli oculisti agli ortopedici, cioè c'era gente di Alessandria che ha creato l'ospedale per come era allora, ed era un'eccellenza. E oggi? Oggi non c'è più quello. Oggi non c'è più un alessandrino che lavora in ospedale, li conti sulla punta delle dita. Ma cos'è capitato? È capitato che è diventata un'azienda, per cui tu paradossalmente ti devi augurare, come direttore generale di un'azienda, che la gente venga a farsi curare nel tuo ospedale, che si spacchi la mandibola, che si spacchi il ginocchio per fargli una protesi, perché se tu non fai un certo numero di protesi in un anno, l'azienda non funziona. Tremenda. Quindi c'è un contrasto tra l'essere medico, ad esempio io faccio prevenzione nel mio studio, e questo è il paradosso. Nel mio studio io devo augurarmi che entri gente, perché deve portarmi denaro. Dall'altra parte, io faccio in modo che la gente stia bene, perché gli insegno a lavarsi i denti e quindi non gli venga la carie. Quindi te ne rendi conto che il privato fa prevenzione, il pubblico non la fa, anzi il pubblico non vede l'ora che venga gente. Io non ti dico che cosa vedo negli ultimi anni uscire da quell'ospedale, oltre che dell'incompetenza, perché poi viene a mancare un altro fattore fondamentale, che è la famosa scala. Io sono entrato che ero l'ultimo degli assistenti e ho scalato fino ad arrivare all'ultimo gradino. Ma c'è la stessa opportunità per chi entra oggi di fare? Adesso tu entri, ti danno un bisturi in mano, vai in sala operatoria, mancano i medici. Se tu domani ti travesti da medico e ti prendi un pezzo di carta e ti sei laureato, ti prendono e ti danno il bisturi in mano domani mattina, senza guardare quello che sai fare. Ma non, perché hanno bisogno di medici. Ma non parli solo di Alessandria. No, parlo in genere, ovvio, ci mancherebbe altro. Però magari la politica vera e propria, ma la politica intesa come impostazione della nostra azienda, che cambia direttori generali a tutti i momenti, e cambia completamente l'impostazione.
io fino a un certo punto li ho seguiti, ricordo l'ultimo, quando sono andato via io, era il dottor Tofanini, una persona squisita, quello che poi ha aperto l'ambulatorio dove ancora oggi lavoro, e lui aveva una visione, lui ha dato un'impronta importantissima all'ospedale, lui, il dottor Forno, mente storica dell'ospedale. Fino a quel momento lì ci sono state delle vere eccellenze dell'Alessandrino. E noi non lo sapevamo. Ma c'erano delle eccellenze. I nomi che ti ho nominato prima, ma Schiraldi, Barbanera che è entrato un po' dopo, ma ancora adesso lo è, la geriatria, ma tutti i reparti erano delle eccellenze. Adesso eccellenze ce ne sono sempre meno. Voglio dire che non ce ne siano, perché sarei re delle sciocchezze, ma ce ne sono sempre meno. E mancano gli alessandrini. Non ci sono eccellenze alessandrine a lavorare in un ospedale. Una volta lavorare in un ospedale era un... Sì, 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 ma mi ricordo quegli anni, vale per tutti, io quegli anni ero in Liguria, me lo ricordo ancora, però è anche vero che è un po' tutto popolare, nel senso che ogni città parla male del proprio ospedale, nel senso che... Sì, però dovevi dimostrare qualcosa, insomma, quelli che uscivano da operati da Schiraldi, ragazzi, chapeau. Ce lo siamo fatti andare via. Siamo fatti andare via un sacco di seri professionisti. Speriamo di riprenderne qualcuno. Però abbiamo perso veramente tanto. Se la gente scappa dagli ospedali, ci sarà un motivo, no? Se tu potessi fare una legge, una. Che io farei una legge? Intanto ripristinerei una gerarchia in ospedale, okay. In modo che il potere del primario, una volta erano dei baroni primari. Ritornando indietro ti direi, io non ero d'accordo allora, adesso li rivorrei. Okay. Perché quantomeno c'è uno che si prende la responsabilità, si mette la faccia. Io, mio zio, come primario... Intanto si metteva la faccia e si prendeva le sue responsabilità, nel bene o nel male, facendo degli errori, decidendo chi andava a operare e chi non andava, chi... poi era la sua opinione, magari era sbagliata, ma era un'opinione, okay. Adesso non esiste quanto più. Quanto meno c'è una direttiva. Quindi comunque sia, c'era una direttiva. È comunque un reparto che aveva, ricordo quando entrai in ospedale, 36 letti maxillofacciale, 36, adesso forse non ci sono neanche tutto il penale. Per cui comunque ha portato avanti un reparto, nel bene o nel male, per 30 anni, forse 40, no perché gli hanno aperto dopo, quindi 30 anni a tutti, è andato in pensione, poi si è sciolto perché l'abbiamo lasciato andare, l'abbiamo regalato ad Asti perché non serviva, ok. Quindi facendo la legge tu diresti, tornerei alla gerarchia. Primario, aiuti, assistenti, l'ultimo che arriva. È l'ultimo che arriva. Ma questo deve valere come vale nello studio. Se arriva un giovane odontoiatra, non li metto a fare la cosa più difficile. Non gli do i migliori pazienti dicendo opera lì. Certo. No, gli dico, adesso fammi vedere cosa sai fare. Certo. Mi lo dimostri una, due, tre, 100 volte e poi incomincia a farlo. Vale. Ma questo vale, credo, ma è valso anche per mio figlio. Però non mio figlio è entrato in studio, non sapeva fare niente, sapeva fare poco. Mio figlio è entrato a piedi, è stato, era l'ultimo della scala, adesso ha dimostrato quello che sa fare, è bravo, è in gamba e pian pianino gli sono state date delle responsabilità. Ma questo è il mondo del lavoro, ma dappertutto è così. Ma se tu facessi il falegname e ti arrivasse un ragazzino, gli metti a fare l'armadio per il professionista che vuole il più bel lavoro. Viviamo in un'epoca però che oramai ma tutto è così, il garzone non esiste più, fare apprendistato. Ma non esiste più l'apprendistato. L'apprendistato, io non ho giovani. È vero, li mettono a fare delle fotocopie. Io vedo anche questo però che è sbagliato, che quando tu prendi degli stagisti, capisco che può essere un'opportunità per l'azienda, che hai un braccio in più. Però dovresti insegnargli qualcosa, molto spesso non viene neanche devi essere capace di insegnarlo, perché adesso non c'è nessuno che ha voglia. Bravo, hai ragione, però io vedo dei gran stagisti che fanno delle fotocopie. Guarda, io ricordo la mia esperienza quando entrai lì, allora massimo rispetto intanto per il mio primario che era mio zio al quale io davo del lei, ovviamente davanti agli altri, chiaramente, non ci mancherà, certo. Però era professore, buongiorno, quando arrivava e lo salutavo e stavo alla fine del, sai che c'era il codazzo, sì. Quindi c'era l'aiuto anziano, io stavo in fondo perché ero l'ultimo arrivato, quindi in umiltà adesso non ce n'è più. Io, guarda, imparai una valanga di cose dal compianto dottor Ostanello, magari l'hai sentito nominare. Sì, il nome sì. È mancato tanti anni fa, lui aveva la sclerosi multipla, gli ultimi anni nonostante la malattia era seduto su una seggiolina in ospedale, mi guidava con gli occhi, quindi mi diceva a cosa dovevo stare attento quando io avevo il paziente seduto lì. Io facevo ambulatorio con lui di fianco, che controllava quello che io dicevo al paziente, quello che io facevo, e mi guidava con gli occhi. Io ho imparato da una persona che non parlava più. Immaginate. Però aveva la passione del suo lavoro. Aveva la passione del lavoro e aveva voglia di insegnarti, e io avevo voglia di imparare. Io ho fatto il volontario per una vita. Io ho lavorato gratis per una vita, io avevo il mio posto in ospedale e andavo a Milano a lavorare gratuitamente per imparare il lavoro.
comprendo. Andavo all'estero, adesso non lo fa più nessuno, adesso non hai più un giovane che si veste di un po' di umiltà e ha voglia di imparare un mestiere, qualunque esso sia. Qualunque esso sia. Però non ne faccio una colpa ai giovani, eh? Nel senso che hai ragione. È possibile. Ma non, se nasci in un contesto che non ti indottrina verso quella realtà. Ma adesso è tutto non, così. È tutto. Il problema allora non è tanto il giovane, è il genitore. Certo. Capisci? Cioè, non ho figli, ma io sono ancora quello che dice a 14-15 anni tu devi andare a lavorare e farti la stagione estiva, però non lo puoi fare. Perché è minorenne, è tutto un casino, i minorenni non dovrebbero lavorare, no? Quindi siamo in un mondo che è adesso cambiato, vengono protetti, eh? Vengono iperprotetti, quindi perdono personalità. Ma io in prima media avevo un nonno che aveva 2 o 3 macellerie, io in prima media, ma anche in quinta elementare, il pomeriggio facevo i compiti, dovevo andare da lui a fare gli spiedini, e io facevo lo spiedino. Ma tutti noi facevamo 10 lavori, io ho lavato dei piatti. Anch'io. Quando facevo l'università, anch'io. Per pagare la pizza alla mia fidanzata che mi faceva le corna, va bene. Un mese. Quindi ritorniamo al discorso di prima, spirito di sacrificio, umiltà? No, come un tempo no, il mondo è cambiato. Ma no, come un tempo, non ce n'è assolutamente, non possiamo paragonarli, i tempi sono diversi. Sì, no? A volte senti parlare della gente di quando c'era la guerra non c'è più, il mondo è cambiato, mi sta bene, ma i valori non dovrebbero essere cambiati. Io sono d'accordo con te, ma è generazionale, perché il tuo bisnonno non ti vedeva, diceva cosa fai per dire, perché non ti vedeva bene, cioè non so come dire, il tuo nonno ti diceva che, tu dirai che, e un po' è anche generazionale, perché cambiano le realtà, ragiono su questo, se io dovessi, mia nonna non c'è più, dovessi parlare con mia nonna, mi dice cosa stai a fare, lì registri, fai sul divano, vai a lavorare. Vabbè, però sono momenti in cui tu ti riesci a mantenere, riesci ad andare a casa, mangiare, viaggiare, farti le vacanze, vuol dire che quello che hai fatto poi è cambiato il tipo di lavoro. Per carità, però, ma lo dici tu, mia nonna non credo che... Vabbè, ma tua nonna è ovvio, tua nonna non sa neanche cosa sia un podcast, quindi ci sta. Ma è questo che sto dicendo. Siamo in un momento... Però questo è un altro discorso. Io parlo di giovani che non hanno valori. Non voglio generalizzare. No, ecco, non voglio generalizzare. Guai, ci sono dei giovani fantastici. Però ce ne sono tanti che non hanno valori. Probabilmente è colpa dei genitori che non te l'hanno insegnato. Sì. E tra i valori c'è l'umiltà, il sacrificio, l'impegno. Questi ragazzi stanno a casa perché gli abbiamo insegnato. Io stare a casa che prendere 500 euro al mese, perché 500 euro al mese è poco. Tu dici, okay, la generazione del reddito. Però sono arrivato a lavare dei piatti per 500.000 lire, per paragonare i 500 euro, erano molti meno. Io ogni sera mi ricordavo che guadagniamo 20.000 lire. Non sono 20 euro, ma cioè, però io l'ho fatto, ma indipendentemente da quello. Io avevo bisogno di farlo, ma io lo facevo per me. Sì, certo, sì. Cioè, a me sono venute sotto 2 palle grosse così. Si è capito. Beh, io ti racconto che mia madre ha firmato per farmi partire la prima volta, sono stato 9 mesi in Egitto, a 14 anni. Poi hai detto cosa faresti? Vai. Lo rimetteresti? Al volo. Obbligatorio. Anche per le donne. Sì, 6 mesi per le donne, ma non per un'educazione militare, guai a... Ma per un'educazione, per ritrovare l'obbedienza, l'ordine, l'eseguire degli ordini. Non eseguono gli ordini anche dei genitori. Devi trovare uno che ti dia un ordine assurdo e lo devi fare. Punto. Io ho marciato come un cretino sotto all'acqua. E quando ero lì dicevo, ma perché lo devo fare? Adesso capisci. Adesso capisco. Beh, io sono uno che... Io non ho fatto il militare perché lavoravo. Anche mio fratello, stesso discorso, non l'abbiamo fatto né io né lui, però ero all'estero, non mi ricordo, in Tunisia forse. Di fatto sono il primo che dice, se non c'è il militare vai a farti villaggi, perché credimi che villaggi per come li ho fatti io, riunione 7 del mattino, e se il direttore ti diceva trovami sta cosa, tu non tornavi finché non avevi trovato quella cosa. Quindi le regole, la gerarchia, a livello caratteriale, poi nulla, la mia attenzione, la mia proposta non c'entra niente con il militare, con le armi, con la guerra, ho capito. Per la carità di Dio, però qualcuno che incominci a capire che si può soffrire, si deve soffrire, sì, nel senso non di non viviamo su una nuvola, e probabilmente
qualche giovinastro, e ti ripeto, qualche giovinastro ne avrebbe veramente bisogno. Io vedo in giro, io lo so che prima o poi mi prendo qualche denuncia, io lo so, io non riesco a sopportare, io sono fuori dagli schemi. Il bello di questo posto è che bisogna dire quello che vuoi. Io sono fuori dagli schemi, lo so, ma io quando vedo a casa l'altra sera, è passato qualche mese, stavo girando per andare a casa e c'è uno che mi dice, posso usare un termine, cosa fai coglione? Io ho messo la pina alla macchina e sono sceso. Però io non ce la faccio a concepire che un giovinastro di 17-18 anni arrivi da un cinquantenne più IVA che passa di lì, che non ti caga minimamente e gli dia lei del coglione. Ma noi quando eravamo giovani, eravamo quell'età lì, se andavamo da un coglione a un adulto, ti tiravano la testa 2 o 3 volte. Era meglio, Quindi, ok, quelli che non hanno educato questi coglioncini qui, non gli puoi più fare niente, sono persi. Ma questi coglioncini qui li puoi ancora far fare un po' di militare. Fatti fare un anno a vedere se dicono coglione in giro quando escono dal militare. No, sì. Però, e ci sta. Adesso io ho detto il militare è una buttata così. Sì, no, ma si capisce. Però bisogna dare una svolta a questa potrebbero cosa. Potrebbero essere anche lavori sociali, però controllati. C'è un decadimento culturale, sociale, non c'è più un senso civico, non c'è più niente. La gente non sa come vivere, deve vivere in una città, ma deve avere delle regole. Se non gli dai delle regole, non gliele danno in casa, gliele deve dare qualcun altro. Però non puoi continuare a vivere in anarchia. Deve arrivare dall'alto l'esempio o la regola. Beh, ovvio, certo, non la posso dare io. Il problema è che non so darti, l'Italia non la vedo prossima. Non abbiamo neanche una politica che possa dare, perché non esiste. E questo dico, non la vedo prossima a un cambiamento o un miglioramento. Lo vedo anch'io, infatti sotto questo aspetto io sono abbastanza pessimista. Io quando dico che sono pessimista per i giovani, non sono pessimista in quanto i giovani sono, ma quello che potrebbe essere, certo. Il loro futuro, certo. Pensando al loro futuro, certo. Il loro futuro io lo vedo malissimo. Tu mi stai portando alla memoria diverse cose che ho fatto da ragazzino, che ho fatto il cameriere. Mi ricordo il primo giorno in cui ho fatto il cameriere, ho rovesciato 2 affogati alla marina su una donna vestita di bianco. Non ti hanno pagato per una settimana? Capito cosa ho passato per quell'evento. Okay. Tra l'altro era una coppia di più rovesciato, e non l'hai più rovesciato. No. Ma in tutti i mestieri che abbiamo fatto, abbiamo sbagliato e abbiamo pagato, ma è normale. Beh, ma noi impariamo quando uno si cade per rialzare. Un genitore ti dovrebbe insegnare questo. Anzi, cambio discorso. Intelligenza artificiale. Sulla scia di quello che stiamo anche dicendo, cosa vedi nel prossimo futuro? Bah, ovviamente non possiamo negarla, né possiamo non guardarla con, io ti dico, con molta diffidenza, perché ovviamente dobbiamo cercare, l'importante è cercare di sfruttarla in un modo intelligente. A servizio nostro, tu dici? Sì, vabbè, ma anche nel mio lavoro, noi stiamo già impostando. Mio figlio sta già lavorando sull'intelligenza artificiale, in modo da avere il problema che potrebbe diventare pericolosa. Io vedo già gente che quando deve fare un discorso va sull'intelligenza artificiale, cioè, ci sono le applicazioni, e si fanno dire quello che dovrebbero dire. Questo mi preoccupa un po'. Limita un po' la mente, dici? Per forza. C'è qualcuno che pensa per te, qualcuno che si sforza per te. In termini di occupazione, secondo te? Potrebbe essere utile. Io adesso ti dico la verità, non ho ben chiaro quello che potrebbe essere nei vari ambiti. Immagina un'azienda che ha un reparto amministrativo. Certo, però il problema è che poi l'uomo perde posti di lavoro, perde... Il rischio è quello lì, c'è chi dice, poi ci sono opinioni discordanti, c'è Elon Musk che ti dice che andiamo incontro a un futuro dove avremo un reddito universale ma non si lavorerà. Poi i tempi possono essere 50 anni come 100, non lo so, perché dice inevitabilmente già le fabbriche di Amazon hanno i robot all'interno, hanno meno operai, andando avanti ci saranno i robot che fanno quello che facciamo noi e quindi inevitabilmente saranno loro da tassare. E quindi le tasse che loro pagheranno serviranno per mantenere tutto il resto e l'umano non dovrebbe lavorare, questa è la sua visione. La cosa che preoccupa a me più che altro, parlando con un amico esperto di questo, mi dice: guarda Ramos, entro la fine del 2024, quindi parliamo di quest'anno, tantissime aziende licenzieranno tantissime persone che fanno parte degli uffici amministrativi. Cioè immagina un'azienda che ha 10 persone che fa contabilità, amministrazione e quant'altro, inserimento di fatture, roba del genere, c'è una macchina.
non fa le ferie, sotto non questo aspetto sì, però un uomo può fare altre cose, sai, poi... E il problema però cos'è? Che in un reparto, in un'azienda media italiana, chi fa amministrazione non è un ventenne solitamente, ha una quarantina d'anni, da un percorso e roba del genere, quindi il problema è la rioccupazione di queste persone, perché sono, fanno quello di mestiere, quel mestiere non serve più. Bisogna vedere progressivamente come entra, è difficile che entri progressivamente, perché poi quando entra, secondo entra me il problema è quello lì. Arriva un software, ti costa 150.000 euro più 5.000 euro all'anno di manutenzione, ti fa tutto quello che ti fa l'amministrazione, non hai 15 persone con malattie, maternità, eccetera, eccetera, e quello lavora 24 ore su 24. Capisci che secondo me un'azienda ci pensa. Io, avessi un'azienda, ci penso fortemente. Assolutamente. Anche perché se non lo fai, non sei poi aggiornato. Esatto. Quindi io vedo un rischio, però... Sì, onestamente anch'io. Poi è chiaro che ognuno cercherà di trarne un vantaggio, ognuno vuol dire in base all'occupazione, al ruolo che hai e al lavoro che svolgi. Si cercherà di utilizzare come tutte le cose. Poi non lo so, io credo che l'uomo, parla la storia, si è sempre adattato a tutte le varie situazioni, belle o brutte che siano. Quindi anche quello che non ci piace, quello digeriamo, dalla malattia alla morte, figuriamoci se non riusciamo a digerire queste cose. Quindi io sotto questo aspetto sono molto, molto fatalista. Quelli che pensano che poi... il mondo finirà perché c'è questo, mi fanno sorridere. Su questo sono indubbiamente sì, tutta questa tecnologia. Beh, abbiamo visto recentemente con questo blackout che abbiamo avuto con i computer. Io sono di quelli ancora vecchio stampo che dice che attenzione, perché a un certo punto poi la tecnologia ci farà soccombere, no? Perché siamo totalmente dipendenti. Beh, io nel mio studio, se mi venisse a mancare il gestionale, io non so darti un appuntamento, non so chi arriva dopo di te, non so quando verrai, non so se mi devi pagare, non so che cosa ti ho fatto, non riesco a vedere una radiografia. Questo è già un principio di intelligenza artificiale, questo. Perché è una gestione fatta da un computer internet. Sì, lì i dati li buttiamo noi, e quindi, però indubbiamente al momento in cui ti viene a mancare questo supporto tecnologico tu sei perduto. È un grosso rischio. Stiamo andando in un mondo dove le macchine guideranno da sole. Però mi viene da dire, sì, è vero, mi viene da dire, ci siamo adattati a un sacco di cose, quindi è chiaro che se ti avessero detto nel 1980, guarda, c'erano dei telefonini con quale potrai... parlare eccetera e mandare il cuoricino, diceva eravamo lì che facciamo nella cabina telefonica in quei gettoni al freddo, quindi è lo stesso la macchina con il cambio piuttosto, quindi io lo rimpiango l'epoca del gettone, ti dico la verità, perché faccio questo mestiere e quindi ho il cellulare tutto il giorno acceso, il giorno attivo. Allora io amo il cellulare perché è comodo, in tanti momenti io lo odio. Ci sono state delle volte in cui lo abbandonavo a casa perché me lo dimenticavo e andavo a lavorare senza cellulare, per meglio, certi versi ero dico cavolo, ma mi devono chiamare, non mi trovano, chissà cosa pensa. L'altro lato dico, ma non mi squilla il telefono, quei rompiscatole che ti chiamano 10 volte al giorno, ciao, che meraviglia. Però effettivamente poi è un adattamento dell'uomo a quello che è nuovo. Infatti no? La mia vacanza ideale è spengo il cellulare una settimana, lo spengo, non lo accendo più. Ma se ci riesci sei bravo, perché poi alla fine hai voglia di avere la notizia. Non ci sono mai riuscito in pieno. Vedi, hai voglia di avere la notizia, di sentire lui che ti dice come va. Sì, io quell'oretta la sera l'accendo, guardo tutto, poi così. Lo butto via perché... Sì, è forzato, sì, però non è spontaneo. No, per il resto, il bello è quando tu non è perché non funziona, perché non hai campo. Ecco. Ci servirebbero più zone dove non è campo. Beh, considera che ci sono dei ristoranti, credo Milano anche, che tu entri, ti danno una scatoletta dove tu metti dentro il cellulare e per un'ora non si riapre. Bella, non si apre. Io in studio lo scrivo quando suona il cellulare che sto lavorando, poi cerco di essere educato, quindi guardo, lancio un'occhiata, mi scusi, ma c'era scritto il cartello, per favore spegni il cellulare. Però suona magari un quarto d'ora, però ti dico, poi è un mondo che ci siamo voluti noi. E in qualche modo sì, in qualche modo c'è proprio da fare. Però quindi, era bello quando tu dovevi, adesso ormai tutti abbiamo, perlomeno io ho passato questo momento e sono felice, però quando eravamo giovani che avevi da conquistare una ragazza, che tu chiamavi con quel telefono che facevi cose e ti rispondeva la mamma. C'è! E tu non potevi buttare giù perché non stava bene, però potevi buttare giù perché non ti riconoscevano. Sì, bravo, è vero. E se rispondeva al papà, però c'era anche quel rischio lì, e poi tu te lo dovevi sentire, dovevi dire qualcosa. Adesso basta mandare un cuoricino e allora si capisce tutto, no? Anche il rapporto fra ragazzo e ragazza è cambiato, rispetto la comunicazione. Eh sì,
Sì, adesso è nettamente più facile, ma è meno rischiosa. Invece era bello il rischio di dover chiedere a una ragazza: ma vuoi uscire con me? Beh, adesso gli mandi un... Eravamo più cacciatori. Era una figata vero, pazzesca. Adesso di cacciatori. Quelle conquiste lì, ragazzi, valevano tanto. Sì, 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 perché valeva. Erano sudate. Cioè, ma magari non ne valeva la pena. No, però... quanti due da picche ti giravano? Adesso non ti gira più perché ti mando, non ti rispondono al cuoricino e bene, finito. Beh, io ho un'adolescenza particolare che, come ti ho detto, ho fatto 12 anni di villaggi turistici e ho girato effettivamente tanto. Quando hai la scritta staff, che tu sia alto così e largo così, conta poco, sei un personaggio, no? Sì, sì, giovani, perché sembra così, da quello che racconto, che sembra che io ce l'abbia con i giovani, veda. No, no, ma si capisce. Ho un figlio che adoro e ho vivo in mezzo ai giovani. L'età media del mio studio sono 35 anni, 34. Ho visto. Però trovo che manchino i sogni, giovani. Io avevo un sogno, quando ero giovane, volevo fare il medico. Guarda, io ricordo... Oggi vogliono fare l'influencer. Io, aspetta, ero figlio di un rappresentante, ma non il rappresentante di adesso, che... Sì, quelli bussavano a tutti i negozi. Mio padre era un rappresentante, uno dei grandi rappresentanti della città, lo conoscevano tutti. Lui aveva 15 mandati. Cosa significa? Significa che ogni mandato in provincia Alessandria Asti lui aveva una provvigione, cioè che tu lo comprassi da lui, l'Amaro Averna, direttamente lui prendeva la provvigione. Hai idea che da solo 15 mandati con la provvigione del venduto in due province? Allora, perché c'era gente che si faceva magazzini. Quindi poteva anche non uscire a vendere volendo. Poteva stare a casa. Prendeva lo stesso. Quando io... Ti sei introdotto anche lì? Eh? Ti sei introdotto anche a far ma ci puoi giurare, io quando studiavo intanto aspetta, finito la maturità mio padre dava per scontato che io mi prendessi una laurea, perché poi bisognava prendere una laurea, no? Per i genitori dell'oro. Quindi era importante avere un pezzo di carta, ovviamente. Però lui dice: ma scusa, ma con quello che ti sto dando io ti do metà delle mie ditte, tu vivi benissimo, no? Probabilmente guadagnava più di quello che guadagno io adesso. E quando gli dissi: papà, ma io voglio fare il medico, non mi ha parlato per 6 mesi. Dice, non mi ha parlato. C'hai il lavoro, certo. C'hai tutto a un certo qua, punto, quando ha ripreso la parola, sono riuscito ad arrivare a un compromesso. Lui mi ha detto: va bene, io accetto, io ti mantengo per 6 anni e poi basta. Quindi io avevo il mio sogno. Sì, poi non è che gli hai detto: voglio fare l'astronauta. Gli ho detto, no, fare lo so, però attenzione, la mentalità di. Che si è fatto da solo, che ha fatto da solo. Era quella, io la devo accettare. Per me era una rincorsa contro il tempo. Io mi sono laureato in 6 anni e ho fatto anche il militare in mezzo, soffrendo come una bestia per le altre cose. E poi era il padre vecchio stampo che: papà, devo comprare un libro. Ma sì, sì, te li ho già dati. Ma guarda che l'esame l'ho già dato. Ma sì, quindi finiva lì, dovevo andarmelo a guadagnare. Dice. Sì, però poi ha visto che quello che tu volevi l'hai fatto e ci sei riuscito. Certo, infatti il regalo più bello che mi ha fatto mio padre è un messaggio quando mi sono laureato in cui mi ha scritto delle cose bellissime. Però io avevo un sogno. Il mio sogno era diventare un medico, arrivare là. E quindi... Poi quando sono diventato medico avevo un altro sogno che era diventare là, poi ancora là. Io ho vissuto e vivo di sogni. E oggi? Io vivo di sogni. Che cosa ti aspetti nei prossimi 10 anni? 20, dai, 20. No, 20 penserai tu. Io non penso a 30, stai scherzando. Ah, ok, va bene. No, ci mancherebbe altro. Hai qualche progetto? Io penso in lungo. Ma io vivo di progetti, me li faccio tutti i giorni. È chiaro che adesso il mio progetto è vivere la vita, no? Io quando avevo quel sogno lì, avevo il sogno di fare un mestiere. Che mi piacesse. Bene. Sono riuscito a farlo. Adesso che sono arrivato lì, io mi voglio vivere la vita, perché a un certo punto, come ti ho detto, famosa strada che è così, io adesso sono arrivato nell'imbuto e quindi mi mancano 30 anni, sono pochi 30 anni da vivere, sì. E niente. Sì. E scusa, un attimo sono fa, io ne avevo 30, un attimo fa, me lo ricordo. Io mi sono sbattuto, ho vinto contro quello che... E adesso io me la voglio giocare. Io ho vinto il casinò a mio modo. C'è quello che gratta. Io ho lavorato. Io non sono diventato ricco. Io sto bene. E la mia ricchezza è tutto quello che mi sono costruito. E se quella è la mia forza. Avessi voluto fare il pittore? Se avessi voluto fare il pittore. No, se Andrea avesse voluto fare il pittore. Ma io con Andrea ho avuto dei forti conflitti perché
il problema non era che lui non facesse il dentista, ma cosa vuoi che me ne freghi? Anzi, okay. Anzi, io se arriva uno e ti voglio comprare lo studio, dico io te lo vendo domani, fammi lavorare perché io non riesco a non lavorare, okay. E mi tieni dentro quelle persone lì, assolutamente, sì, 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 me lo scrivi, ma io te lo vendo, è tuo. Okay. Quindi io auguro a mio figlio di riuscire a vendere lo studio, okay. Anzi, quando domandi se qualcuno vuole comprare lo studio, è in vendita. Sì, sì, poi facciamo lo spot. Però il problema era che io ho capito che lui non aveva un sogno, lui aveva degli hobby, okay. Ma l'hobby non è un sogno. Okay. Io gli ho detto, Andrea, se tu credi di poter vivere e credi nel fatto di fare il pittore, vallo a fare. Io ti finanzio perché tu possa aprirti una galleria, una casa, benissimo, però ci devi credere, quello è il tuo lavoro. Io mi ricordo che a un certo punto gli dissi, io ti ho regalato questo. Anni di studio, del denaro per farlo, ti ho accompagnato dove dovevo accompagnarti, non ho aperto lo studio per lui ma l'ho aperto per me, quello studio lì non è stato fatto per Andrea, è stato fatto con Andrea. Ah, però scusami, lo studio lui è entrato dopo in studio? Allora, io avevo lo studio in Piazza Garibaldi, okay. Quando lui si laureò, sì. E allora aveva manifestato l'intenzione di farlo con Toyota, okay. Io mi feci tutto questo quadretto e ho detto, ma se io lo faccio lavorare qua, lui lavora nel mio studio, perché l'ho fatto io. E quindi sarà lì, non voglio che lui lavori nel mio studio, io voglio che lui lavori nel suo studio. Quindi io gli ho detto, tu adesso impara a gestire uno studio dentistico, perché lo studio dentistico grande deve essere gestito bene. C'è una gestione, certo. Quindi tutto quello che vedi in realtà è farina del sacco di Andrea. Andrea ha dedicato molto tempo a imparare a gestire uno studio. Gestire, non lavorare. Quindi tu dici che quell'atmosfera, quella cosa, eccetera. E gli ho detto, adesso facciamo una cosa, diventiamo soci. Apriamoci il nostro studio. Lo costruiamo insieme. Quindi tu, quando entrerai a lavorare, entrerai nel tuo studio. Nel nostro studio, non nel mio studio. Psicologicamente è importantissimo. Assolutamente sì. Quindi io l'ho fortemente motivato, gli ho dato le mie direttive, lui mi ha dato le sue, le abbiamo messe insieme, abbiamo costruito questa cosa qua. L'abbiamo costruita insieme. Quanti anni fa? 3 anni e mezzo fa. Pensavo di più. No, nel appena periodo del Covid, appena dopo il Covid. Vedi. Siamo andati lì, durante il Covid si stavano facendo i lavori. Ah, ecco. Li hanno interrotti e poi li hanno ripresi. E quindi io ho voluto creare un qualcosa con lui. Poi vabbè, io stavo qua, lui stava lì, perché era ma è ovvio questo. Ovvio. Anche... Però lui sente di essere nel suo studio, dove ci metteva del suo. Ma questo guarda che quando era lì si è percepito proprio. Mi parlava del suo staff con un vanto incredibile. Ed è così. Eccetera. Noi percepito. Le persone le scegliamo insieme. All'inizio le sceglievamo insieme, adesso addirittura io ho delegato lui, perché è più bravo di me. Certe cose le fa lui in autonomia, io ne faccio alcune, lui ne fa altre, a seconda delle nostre competenze. Come la cosa dei bambini, ad esempio. Lui, la gestione dello studio, nella gestione dello studio, io ho gestito il mio studio per 30 anni, ma lui è più bravo di me, perché lui ha studiato come gestirlo. E beh, abbiamo trasformato un banale studio odontoiatrico privato in un SRL, sì. Quindi un'organizzazione completamente diversa, una gestione completamente diversa. E le persone ovviamente vanno gestite in un modo completamente diverso. Ecco, quindi adesso ho perso il filo del discorso. No, nel senso che è diventata un'azienda. Certo, ma all'inizio siamo partiti dall'inizio, lui se avesse voluto fare il pittore io l'avrei, sì. L'avrei spinto, ma lui non aveva le idee chiare su cosa fare e gli ho detto fai una cosa, prenditi una pausa. Lui si è preso una pausa, è andato all'altra parte del mondo. E ci sentivamo spesso, ma non troppo spesso. Abbiamo interrotto un po' il nostro condizionamento. Okay. Io mi rendevo conto che in un qualche modo lo condizionavo, perché lui si sentiva il ragazzo fortunato che ha avuto il papà che ti pagava gli studi, che non ti faceva lavorare come ho fatto io. Dice tu però hai dovuto faticare, non importa, è una scelta mia. Tu hai questo, sei stato bravo, lui è uscito con 110, lode, la menzione, stretta di mano. Cioè, io ho detto, prenditi questa pausa lontano da me, in modo da non avere questa influenza. Toglila. Purifichiamo la mente. Se tu domani decidi che non fai l'odontoiatra, mi sollevi. Perché io non ho il problema di dover bisticciare con te ogni volta che decido di comprare qualcosa o di assumere una persona, perché all'inizio era conflittuale. Immagino. Da quel momento lui è stato via un paio di mesi, è tornato e ha detto io vedo le cose in un modo diverso, adesso le vedo più chiare, voglio mettermi in gioco
si è messo in gioco in un altro modo, quindi non nella gestione ma nell'operatività, quindi lui era quello, è quello che guadagna meno di tutti i miei collaboratori, lavora esattamente come gli altri ma guadagna meno degli altri, perché è arrivato dopo, con la famosa ordine gerarchico che io do. Quindi lui si occupa nell'operativo, quindi fa il dentista a tutti gli effetti e lo fa bene. E ogni giorno lo fa meglio, perché lui chiede da se stesso sempre di più, lui deve informarsi, deve studiare, deve documentarsi. Quindi è molto più, approfondisce molto di più di quanto... Ha fame di sapere. Ha fame di sapere. Però lui fa anche un altro lavoro parallelo, quello della gestione. Quindi gestisce, perché gli ho detto, ma se domani mattina mi succedesse qualcosa, che arrivo prima in quel buco, cosa succede? Tu c'hai questo castello qua, come la mandi avanti? Ok, impara a gestirlo. Non importa che se tu non sai fare l'otturazione non la fai, la fai fare un altro. L'importante è che tu sia capace di farla fare un altro. Sia capace di ascoltare quella persona che lavora per te, di dargli retta, di dirgli cosa deve fare. Quindi ecco, in questo momento lui ha queste impostazioni e queste capacità. C'è una persona che disse un tempo, io non assumo persone che ne sanno meno di me, io voglio gente che ne sa di più di me. E non è una mentalità tutti. E guarda, io ti dico che sono fortunato e lavoro bene perché? E perché io continuo a crescere giorno per giorno? Perché io lavoro con i giovani, insegno molto ai giovani. Adesso ho una stegista che arriva dalla Francia per dire che ha voluto venire a vederci e imparare, ma spesso viene della gente. Io mi occupo della parte chirurgica perché questa è la mia strada. E quindi molta gente viene da fuori a vedere, me la portano. E quindi è gratificante e bello. Ma dai giovani, io do molto perché mi piace dare, ma io ricevo tantissimo, io imparo pezzi del mio mestiere, io mi aggiorno lavorando con loro, io mi aggiorno tutti i giorni, cacofonico, ma così. Io tutti i giorni imparo qualcosa di nuovo, dai giovani che hanno 30 anni, perché ti portano le cose nuove, io da mio figlio ho imparato a lavorare, convinto. Io gli ho insegnato tante l'umiltà cose. L'umiltà che manca a tanti, però, questo certo, perché se tu pensi, io sono bravo perché sono 30 ho anni che lo tutto faccio. Io, ho messo sono tutto 30 anni io. Che l'ho fatto in quel modo, bravo. Magari si può fare in un altro modo. Bravo. Fammelo vedere. Sì. Lui me lo fa vedere, hai ragione, questo qui. Oppure aspetta, mettiamolo insieme. Facciamo un mélange di... Anche perché da soli... Allora, io sono uno che dice che da soli non si va da nessuna parte. Okay. Però tu sei l'esempio anche del contrario, perché comunque ti sei messo in piedi, ti sei fatto... Sì, eccetera. Da solo... Hai avuto la fortuna probabilmente di Io ho avuto la fortuna di prendere molto dalla gente intorno. Io sono molto per l'unità, nel senso... L'unione fa la forza, io la penso così, no? Bisogna saper trovare le persone giuste. Guarda, per conto mio devi saper capire, devi saper osservare anche quelli che non stimi. Cioè, se tu guardi uno che lavora male... Però devi avere un'empatia, devi avercela. Sì, devi avere l'umiltà di guardarlo. Perché io ho imparato anche da gente che non sapeva lavorare. Perché se tu impari da uno che toglie un dente male, dici, occhio, quell'errore lì non lo devi fare. Sì, sì. Se tu guardi solo quelli bravi, sì, impari. Però è più difficile. Serve anche la componente errore per imparare. Perché se no, se non vedi mai l'errore, perché qui è un fenomeno che toglie i denti, tac, 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 così... Sembra tutto facile. Chiaramente. Quindi io lo dico spesso alle persone che vengono da me a imparare, che seguo, e mi piace molto fare, tra virgolette, un po' scuola, perché è bello anche... È anche gratificante dare. È gratificante, no? Sì, nel vedere la crescita degli altri. Io l'ho sempre visto, è gratificante. Però scusami, adesso ti faccio questa domanda che ci penso da un po', ma adesso c'è questo cinese che con la puntura dice che fra un po' ti farà ricrescere i denti. Fammelo vedere. Dice che entro il 2030, questa è la sua dichiarazione... Scrivilo, fa la poi puntura. Ci vediamo, il 2030 è domani. Sì, infatti. Fagli fare la puntura. Ma secondo te non è vero? Dice che fa ricrescere le ossa, cioè ricrescono. Io mi. Ma no, beh, tra l'altro ero sotto, ero da te proprio con le ragazze che mi stavano sistemando. Eccetera, volevi la puntura? No. E gliel'ho detto a loro, no? Le ho fatte ridere per mezz'ora perché poi gli dico, poi arrivano qua Dracula. Non ci sono degli studi scientifici su queste cose. Eppure stanno facendo una pubblicità della Madonna, ha preso milioni di euro di sovvenzionamenti perché dice che fa la puntura, ricrescono i denti. Non ci saranno più persone senza denti. Ora, aspettiamo. È anche vero che. Cambieranno il lavoro. Infatti, non è che. Le ragazze da te mi dicono, allora vuol dire che ci troveremo un altro lavoro. Anche quando vengono su li raddrizziamo. Esatto, e gli ho detto anch'io, non credo che con una puntura escano tutti perfetti, ci sarà un casino lo stesso. Ma, sai, i fattori di crescita, ci stiamo lavorando, ci sono delle cose bellissime. Adesso nel campo odontoiatrico c'è un'applicazione abbastanza limitata rispetto ad altri campi. Ah, può darsi, non lo so, io mi limito a leggere. In questo momento c'è proprio poco. Un'ultima domanda ti faccio.
La Terra è piatta o tonda? Io lo devo chiedere perché... È piatta, ovviamente. Piatta, ok, giusto per capire. Perché siamo in quel mondo, ognuno dice la sua. Che poi io sono quello che dice. No, a me non mi frega nulla, nel senso piatta, tonda. Lì, lì è un dato oggettivo, non è soggettivo. Quindi quella lì forse è la domanda che... Però meglio rispettare poi... Sì, no, ma io lo dico col sorriso, perché ho persone vicine che sono assolutamente convinte. E mi mettono alla prova raccontando dei miei sono, ci sono dei dati soggettivi e dei dati oggettivi. Sui dati oggettivi. Ma per molti è oggettivo il contrario. Vabbè, dai, si portano degli esempi. E per loro sì. Dato soggettivo. Loro si dicono: sì, no, non ti dicono la sole gira così. Io un giorno dissi a uno: io sono un ciotolista, ho detto, perché la Terra secondo me è fatta a ciotola, perché almeno l'acqua non cade, no? Perché c'era uno che disse: piatta cade, rotonda cade, come sarà e mai? Momento, si possono rinchiudere, ci sono ancora degli spazi dove rinchiudere. C'è una domanda che non ti ho fatto, a che vorresti che ti facessi? Sai, io vivo un momento in cui... E quindi io sogno, ne abbiamo parlato prima, io sogno che la mia città faccia qualcosa, si muova. Io, guarda, so di essere amato da tanti, perché ho tanti amici, ho tante persone che mi vogliono bene. So che ci sono un sacco di persone, mi rivolgo a queste, non sto su. Ma magari non ti conoscono. Probabilmente sì, ma qualcuno, perché vedi, ci sono due fattori, cioè l'invidia o il compiacimento. Il compiacimento è solo coloro che quando fai una cosa dice: ah, bene, bravo, hai fatto una cosa bella. L'invidioso, anche se è bella, ci trova un difetto, no? Mm. Ecco, io mi vorrei rivolgere a coloro che acquistò un po' antipatico, so che ce ne sono, per dire: dimenticatevi di me per quello che faccio, fate qualcosa voi in modo da diventare antipatici voi. Io dico che in questa città recentemente ho fatto questa cena in via San Lorenzo, la maggior parte ci sono venuti 500 persone, vuol dire, ma dovevo almeno... esserci anch'io, c'era Cinzia, ok, non c'era posto, non c'era posto, no. E mi dispiace, però purtroppo gli unici che hanno criticato sono quelli che non c'erano, ah, ecco, che dicono: mi hanno detto che si è mangiato male. Io a queste persone dico: ma perché? Cioè, ci sei anche tu in questa città. Oddio santo. Fai qualcosa. Non distruggere. Ma ti rispondo, ma se non lo fa il comune, perché lo devo fare io? Ma il comune lascia lì stare. Ma sono sì, lascia lì stare. Tipo, no, tipo il manicomio messo sono in difficoltà. Ma lascia lì stare, sono già in difficoltà. Per la loro parte. Ma muoviamoci noi. Qualcun altro si muova. Perché devi sempre aspettare che arrivi qualcun altro a farti la spesa? Muoviti, prendi due sacchetti e vai a fare tu. Cioè, ci sono tante cose che si possono fare belle. Invece di guardare quello che ha fatto un altro e criticarlo, copialo, copia quello che ti piace di quello che è stato fatto, prendi il meglio, che quello che ritieni meglio e fallo, riproducilo. Abbiamo bisogno di dare una spinta. Perché... Ma quello che potrebbe aiutare questa città, una delle tante cose, secondo te, qual è la prima? È l'ottimismo. Ok. L'ottimismo, io dico sempre il famoso bicchiere mezzo pieno. Abbiamo delle persone che... Io ti dico, io alla fine ho un unico merito, quello di pensare una cosa a cui tengo, che mi piace, di coinvolgere delle persone, di motivarle e di provare a realizzarle. Io adesso ho fatto questo accenno a questa cena, che è una cavolata, è una cena, quello che sia. Rispetto a delle cose molto più grandi che si possono fare. Però ripeto, la cosa bella qual è? Che io sono riuscito ad affiancarmi ad una persona che si è sbattuto come un pazzo, Davide Valsecchi, che ci tengo a dirlo perché è un amico, ma a mettere in mezzo, molto, soprattutto al merito suo, mettere in mezzo tanta gente completamente diversa, che era in antitesi, che si faceva, tra virgolette, un po' la guerra. Due realtà uguali, che non lavoravano insieme, anzi si guardavano, li ho messi a lavorare insieme. E alla fine si sono fatti complimenti, si sono ammirati, hanno detto: bene, abbiamo fatto una bella cosa. Ecco, ma perché qualcun altro non può darci una mano a far questo? Ma non deve essere necessariamente una cena. No, io so organizzare una cena perché è una cosa facile. Chiaro, ti so organizzare delle cose più difficili. Io faccio il medico, però ho una capacità aggregativa, aggregante, che utilizzo nel modo più facile, che è organizzare una cena.
Però comunque sia, ricordiamoci che ci sono un sacco di cose che possono fare. Al momento in cui tiri fuori dei progetti, delle idee. Adesso tu hai detto è brutto che le cose vengano fatte da solo da no, una... non è brutto, è bello che vengano fatte, è un peccato che ci si debba organizzare. Io in ti autonomia. Spiego, attenzione, perché io ho seguito, hanno creato questa associazione di via San Lorenzo, sì. io non faccio parte di questa associazione, sì. Io sono stato invitato e quando sono stato invitato ho svolto quello che io, il mio ruolo che in quel momento lì ritenevo più utile, quello di prendere la parola e di motivare le persone che erano lì, e ce l'ho fatta. Io ho messo del mio, ma ho motivato un sacco di gente. E questa situazione è partita bene, ha fatto delle cose belle, delle cose meno belle, delle cose che ti piacciono e delle cose che non ci piacciono. Però intanto fa. Però fa. Esatto. Hanno un progetto. Ora, coinvolgiamo altre vie. Mettiamole insieme. Che ci sia qualcuno che prenda in mano, come è stato fatto per questa associazione, prendano in mano altre vie, che abbiano delle iniziative. Anche Via Dante hanno fatto un bel evento. Ma certo, l'hanno fatto bello. Non è una competizione, no. È un'aggregazione, è un qualcosa che deve essere fatto per la città, non sì, per Via Dante. Fatto, secondo me. Qualcuno deve partire. Qualcuno mi disse, e mi ha fatto vedere questa cosa con un occhio diverso, però questi eventi vincono sempre i ristoranti, no? Perché alla fine è per mangiare bene, che non è una polemica, effettivamente se guardi una logica, uno in quell'evento non entra nel negozio di occhiali piuttosto che va lì per mangiare e ci sta, tu dici intanto facciamo, bisognerebbe unire il tutto che non sia solo sotto il cappello della cena per fare in modo che possano entrare. Però lo è in realtà, perché attenzione, in quella cena lì io ho dato visibilità a 60 tavoli. Sì. Ognuno era sponsorizzato, sì, ho visto. E lo sponsor in giro si è visto sui social, l'abbiamo evidenziato, l'abbiamo ringraziato, abbiamo dato del lavoro, ma se la gente sapesse quello che è stato il lavoro rispetto a quello che è stato il guadagno, Antonella Dolci, non ne parliamo di Rovida, quanto loro hanno speso a fronte di quello che hanno guadagnato, forse non è stato fatto per i ristoranti. Ma io ti posso dire questo. Usaci come megafono in situazioni del genere. Ma volentieri, perché, adesso c'è un'iniziativa. Io te lo dissi già al tempo, ma forse tu non l'avevi ben compreso. Usami come megafono, nel senso che io tutto quello che può essere il bene della città, oggi dico provincia perché ieri dicevo solo città, io mi ci metto in mezzo. Poi adesso tu all'inizio mi hai detto qual è il motivo di questa intervista. Il motivo di questa intervista è polivalente, ma il primo mio è conoscere persone e far conoscere persone che portano degli esempi. Infatti le persone sì, ovviamente che si tanto taglierai quasi tutto di quello no, che ti ho detto. Le persone che si siedono qua non sono persone a caso, capisci? Non è che prendo gente qualunque e le porto qua per intervistarle, roba del genere. Lo faccio con uno scopo ben preciso, che è quello di elevare un po' l'attenzione sulla città per motivarla, anche perché detto da uno che non è della città, che ha deciso di vivere in questa città, perché la mia è una scelta. E quindi vedere che molto spesso si parla male della città, si disprezza, eccetera, 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 a me infastidisce proprio, perché sono il primo, io sono amministratore di certi gruppi, tipo Sei di Alessandria Sé, gruppi su Facebook, eccetera. Io non scrivo mai, non rispondo mai a nessuno, ci sono delle persone che lo gestiscono. Un giorno ho fatto un pippone lungo così su questo gruppo, dove dicevo, io sono ligure, non sono del posto, ho deciso io di venire qua, eccetera, eccetera. Ho iniziato a elencare quello che io vedo in questa città e gliel'ho messe tutte dentro. E gli ho detto, se qualcuno non è d'accordo con me e continua a parlare male di questa città, per me, vattene, perché se ti fa così schifo sta città, te ne devi andare. È inutile che continui a sputare e disprezzare. Il problema è che vanno a contestare quello che fanno altre persone. Se, questo... Allora, se non fai, non fai, se fai, fai. Fai. Quindi, cioè, quella scena comunque. In realtà probabilmente non è stata capita. Non è stata fatta per tanti. A me dispiace perché sono tra virgolette, un po' in conflitto con persone con cui ero amico e che non sono dei cretini, ma non hanno capito niente. Bastava che mi facessero una telefonata e glielo spiegavo. Lo spiego a te. Quella cena lì è stata fatta, è un regalo che abbiamo voluto fare alla città. Far capire che una città è capace di creare dei liberi professionisti, non dei politici, non gente che ci ha da guadagnare qualcosa, ma degli imprenditori che hanno voglia di metterci del tempo, ma veramente tanto, dell'impegno, ma veramente tanto, e ti dirò anche un po' di soldi. Immagino. Per fare un qualcosa per la città. Ma guarda che credo che tu non ci ha guadagnato nessuno. Non hai motivo. Secondo me se lo stai spiegando. Ma non è stata capita. Pensavano a un guadagno, ma con 60 euro. Ma se tu eri a quella cena. L'idea è io ti do questi perché devo guadagnare qualcosa. Probabilmente qualcuno ha pensato anche che mi mettessi i soldi in tasca. Immaginati tu. Ma al di là di questo,
è stata fatta una cena per dare vita alla città. In una via che ha bisogno. Nient'altro. Poi che sia stata fatta in via San Lorenzo, perché è il seguito di un inizio, di un progetto, ma domani ti garantisco, e puoi dirlo altre cose, faremo qualche cosa. Davide Buon, Davide Vassecchi, Rovida e chi vuole, facciamo, stiamo organizzando per la fine di settembre un qualcosa in Via dei Martiri. Ma chiamami, io ci sono. Allora, in Via dei Martiri noi vogliamo chiamare gente, gli daremo da mangiare delle acciughe fritte e Davide ne ha di meravigliose, Rovida farà qualcosa e se c'è qualcuno che ha voglia di fare qualcosa, chiami e lo mettiamo dentro, dove non si guadagna, scusa, non si guadagnerà niente, faremo ballare degli alessandrini, daremo vita a quella via per quella sera. Sarebbe un giorno da fare in Piazza della Libertà. Sì, che è più complicato perché ci sono altri problemi, eccetera. Bene, incominciamo da Via dei Martiri, poi se ti viene un'idea, dici la voglio fare in Piazza Libertà, io volevo fare una cena, figurati Piazza Libertà, poi diventava un problema di logistica, di logistica, eccetera. Alla Cittadella. Cittadella hanno messo in piedi 2200 persone. Quando? Dato la, l'ho fatto nel 2019. Pensa un po'. O 2018 o 2019. È stata una roba, ma al di là di questo si può fare, mettiamoci lì e lo organizziamo, lo facciamo, ma io dedico del mio tempo, ma volentieri. Tu stai parlando a una persona che entrava attività per attività senza chiedere una lira, mettendoci dei soldi di tasca mia su ogni video che andavo a proporre per ogni attività commerciale, senza scopo di business. E quello per cui abbiamo iniziato il discorso, io voglio quelli a cui sto sulle balle, sono tanti, ma che non si rivolgano a me, si rivolgano a te, a qualcun altro, e tirino fuori un'idea. Se hanno visto la mia cena, qualcosa di brutto della mia cena, organizzino un'altra cosa, io li aiuto, anche se gli sono antipatico, sono disponibile ad aiutarli, perché io credo in quel progetto, il progetto è la mia città, e finché qualcuno non si rimbocca le maniche, e io l'ho fatto, e faccia qualcosa, contestalo finché vuoi, ma fai qualcosa, tira fuori un'idea, un progetto, se no non cresceremo mai. Ma io adesso ti dico, non voglio tornare sempre sul discorso, io ho tirato fuori sto progetto, ma mi credi che sono ancora... Fallo condividere. Che ci sto provando, ma ci sono persone che ancora non comprendono, che io dica c'è bisogno che siamo tutti nello stesso posto. C'è gente che non capisce, dice perché, e poi ci facciamo guerra fra tutti. Ma io, se sono tutti lì, per la città, per l'utilità di tutti... Questa è la paura, la paura di avere qualche, di perdere qualche cosa, piuttosto non ci sto, e questo è il vero. Ma io non la capisco questa cosa qua. Comunque, non ti voglio allungare perché troppo. Perché devo andare a lavorare. No, capisco. Non voglio allungarti troppo, ti ringrazio. Ora, sappia quando tagliamo. Ovviamente, eh? Praticamente tutto, lasciamo solo all'inizio. L'inizio, ciao, salutiamo. Marcello, ti dico grazie infinitamente. Grazie. È stato divertente.